È il 1962 quando la NASA, l'ente spaziale americano, riceve la lettera di una giovane donna. Questa giovane donna chiede di poter essere inclusa nel programma spaziale americano. La risposta è molto cortese: grazie, grazie di averci interpellato, ma nel nostro programma non è prevista la presenza femminile. Le astronaute donne non sono contemplate. Passa un anno, siamo nel 1963, quando arriva la notizia clamorosa. L'Unione Sovietica sta per mandare in orbita, in volo nello spazio, una donna. Questa donna è Valentina Tereshkova e ha 27 anni. Questa notizia naturalmente viene percepita negli Stati Uniti come, così, come un colpo basso, chiamiamolo in questo modo, perché rientra nell'ambito del conflitto della Guerra Fredda. L'Unione Sovietica fa un gesto politico, vuole dimostrare al mondo intero che in Unione Sovietica c'è l'uguaglianza tra i sessi, e che loro per primi affermano questa uguaglianza mandando nello spazio proprio una donna. Valentina Tereshkova è una donna che ha sempre dimostrato una grande passione per il volo, si è esercitata però soprattutto come paracadutista e poi appunto viene mandata nello spazio. Questo suo volo nello spazio è anche pieno di ombre che verranno poi chiarite molti anni dopo, perché Valentina Tereshkova avrà molte difficoltà, soprattutto al rientro, ma ce la farà e sarà la prima donna a iniziare l'avventura delle pioniere nello spazio.